Ciao gente, vi faccio vedere, come giustamente mi hanno chiesto, come allestire un vetrino per la microscopia in luce polarizzata di cristalli, come ad esempio lo zucchero da cucina, il saccarosio, o anche altre sostanze come l'acido ascorbico. Insomma, la procedura che utilizzo, che non ho mai fatto vedere effettivamente. Ho fatto vedere le immagini, ma non la procedura. Innanzitutto serve ovviamente un vetrino da microscopia, poi serve uno spillo o un ago, qualcosa di, diciamo, di appuntito, un contagoccio o una boccettina con un po' di acqua demineralizzata, possibilmente demineralizzata, non è proprio necessario, ma è meglio. E poi la materia prima, in questo caso dello zucchero da cucina, gentilmente offerto dalla cucina. Quindi, cosa vado a fare? A parte i danni, cosa vado a fare? Vado con una spatola, vado a prendere. Una piccolissima quantità di cristalli. Veramente, ecco, pochi, molti, molto pochi. E adesso siamo pronti. In questo modo otterremo una soluzione probabilmente satura utilizzando una sola goccia di acqua, che sarà poi facile da far evaporare piuttosto rapidamente ed ottenere quelle cristallizzazioni che sono interessanti da osservare al microscopio in luce polarizzata. Quindi io come agisco? Vado a mettere una goccia di acqua distillata o demineralizzata, insomma, fatto. Adesso lo zucchero ovviamente inizierà a sciogliersi. Per facilitare il processo, vi aiutate con l'ago. Ok. Come potete vedere, già la maggior parte dei cristalli si sono sciolti e è opportuno utilizzare, perché è opportuno utilizzare un ago? Sia perché appunto è semplice poi muovere i cristalli e la goccia di soluzione ottenuta, ma anche perché il lago può essere utilizzato per grattare leggermente la superficie del vetro ed indurre la formazione di iniziatori di cristallizzazione. Praticamente la perturbazione, quando la soluzione inizierà ad essere satura, che quindi l'acqua sarà evaporata in gran parte, strofinando sulla superficie del vetrino, si andranno a formare dei piccolissimi cristalli che al microscopio sono visibili ad occhio nudo quando fate questa operazione, no? E questi funzioneranno praticamente da innesco che porterà poi alla crescita di cristalli sempre più grandi. Ovviamente il principio cardine, diciamo, il principio fondamentale di questa tecnica è che più i cristalli crescono lentamente e saranno maggiormente ordinati da un punto di vista geometrico e saranno più grandi. Se invece li fate crescere molto rapidamente,
I cristalli saranno piuttosto piccoli, disordinati, con geometrie a volte un po' contorte, però ugualmente interessanti, e saranno anche in gran numero. Ne vediamo un po'. Generalmente i cristalli in questa configurazione così iniziano a formarsi alle estremità della goccia. Io consiglio, appunto, se volete indurre rapidamente alla cristallizzazione, consiglio di mettere molto molto zucchero, insomma molto composto, e fare questo processo così, mescolare, ed ecco, dopo alcune ore di riposo, i nostri cristalli di zucchero, di saccarosio, che sono cresciuti dalla soluzione acquosa che avevo preparato, sono cresciuti lentamente, eccoceli qua, al microscopio in luce polarizzata. Veramente belli da vedere. Sembrano quasi delle spade, tipo. Per il saccarosio, diciamo, l'unica accortezza è quella di lasciarlo riposare per un buon tempo, perché cristallizza lentamente. Siccome tende a formare questa, diciamo, questa soluzione molto viscosa, sovrasatura, tipo melassa, diciamo, e quindi per fargli ottenere, cioè per ottenere delle belle cristallizzazioni, è opportuno farlo riposare diverse ore. E nel caso non dove, insomma, se non vedete la formazione di cristalli, potete appunto sollecitare la formazione di semicristallini stuzzicando un po' la soluzione con un ago o con uno spillo, insomma, con una punta. Ed eccoci qua, insomma. È veramente belli. Quindi con questo video spero di aver fugato i dubbi su come si allestisce un preparato, un vetrino per l'osservazione di cristalli in luce polarizzata, di sostanze con attività ottica, come ad esempio zuccheri, come appunto il saccarosio, ma anche altre sostanze organiche. L'acido citrico è un ottimo candidato. L'acido ascorbico, cioè ovvero la vitamina C, è un'altra buona sostanza. E anche l'acido acetilsalicilico, cioè l'aspirina, oppure il paracetamolo. In quel caso è opportuno bisogna fare un po' attenzione, perché è possibile che se andate a utilizzare prodotti presi in farmacia, quindi tipo ad esempio pasticche o bustine, cose di questo tipo, che la presenza degli eccipienti ritardi o comunque sia non favorisca bene la cristallizzazione. Sarebbe meglio avere a disposizione la sostanza pura.
Per l'acido ascorbico è semplice, anche per l'acido acetilsalicilico, la vitamina C. Se andate in una farmacia che ha il laboratorio per preparazioni galeniche, vi può dare tranquillamente qualche grammo di prodotto puro senza eccipienti. Così da gli spiegate che volete farci un esperimento e ve lo dà senza problemi. Anche l'acido benzoico, ad esempio, è un'altra sostanza utilizzabile per questi esperimenti. Ok, e quindi con questo concludo e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao da Alberto Malapioni.